Surya Namaskara, Surya Namaskarme. Bene davanti al tappetino, apriamo bene le dita dei piedi, il petto alto, il becco all'interno, il mento in direzione del petto. Saremo dettati dai tempi del respiro lento, il movimento. Inspiro, mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, la fronte alle ginocchia. Inspiro, bene su, gambe tese. Espiro, Samastiti. Inspiro, mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, bene su. Espiro, Samastiti. Inspiro, mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, su. Espiro. Inspiro, mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, scendo, la fronte alle ginocchia, la coda su, il petto che scende. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, su. Espiro, cane a testa in giù. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, su. Espiro, Samastiti. Inspiro, mento al cielo, braccio al cielo. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, Urdha Mukha Svanasana. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, su. Espiro. Inspiro, mento al cielo, braccia al cielo. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, Chaturanga Dandasana. Inspiro, su.
Espiro. Inspiro, salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro su. Espiro, samastiti. Inspiro bene la sedia. Espiro, scendo. Inspiro, guardo avanti. Espiro, chaturanga dandasana. Inspiro su. Espiro, Adho Mudra Svanasana. Inspiro, piede destro tra le mani su. Espiro, scendo. Inspiro su. Espiro. Inspiro, piede sinistro. Espiro, scendo. Inspiro su. Espiro. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro su. Espiro. Inspiro la sedia. Espiro scendo. Inspiro. Espiro. Piede destro, ginocchio in linea, spalle in linea. Espiro, scendo. Inspiro, piede sinistro. Espiro, scendo. Inspiro, un passo, un salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, bene la sedia, su. Espiro, scendo. Inspiro. Espiro. Inspiro su. Espiro. Inspiro piede destro. Espiro scendo. Inspiro, piede sinistro. Espiro, scendo. Inspiro, salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti, espiro, chaturanga dandasana, inspiro su, espiro, piede destro in. Inspiro, espiro, inspiro piede sinistro, espiro scendo, inspiro, espiro,
Inspiro, salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro. Espiro. Solo respiri. Cinque respiri nel cane, testa in giù. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Inspiro, salto. Espiro, mi chiudo. Inspiro, su. Samastiti. Mani ai fianchi, inspiro, apro. Espiro, scendo. Segno della vittoria. Alzo le dita dei piedi e mi aggancio. Inspiro, guardo avanti. Espiro, mi chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Inspiro, guardo avanti. Espiro, mani sotto i piedi, gomiti all'esterno. Uno. Due. Tre. Quattro, cinque, inspiro, guardo avanti, espiro, mani davanti ai piedi, inspiro, vado su, espiro, in, mi fermo qua, allungo bene la colonna. Ed inspirando sollevo la gamba destra. Espiro, porto il piede destro tra le mani. Allungo la gamba destra e il tallone sinistro che rientra. Seguo il movimento dell'apertura delle anche. Cerco di capire con le gambe dritte come si può muovere il bacino, sento come sta la lombare. Cerco di avere bene l'addome e il torace attaccati alle cosce, incrocio le braccia sotto la coscia, porto la fronte al ginocchio. Rilasso le spalle, 5 respiri. 2. Quattro, cinque. Inspirando riporto le mani a terra e il cane a testa in giù.
Inspiro sulla gamba sinistra. Espiro, piede sinistro tra le mani. Tallone destro che rientra, sento come si possono muovere i fianchi, allungo la gamba sinistra. Altre informazioni qui, arco dell'occhio sinistro, arco del ginocchio sinistro. Incrocio e appoggio. Due. Tre. 4, 5, inspirando recupero le mani sotto le spalle, piego il ginocchio, cane a testa in giù, inspiro salto, proviamo a saltare in maniera un pochino più consapevole, quindi forti sulle mani, inspirando si salta. Espiro la fronte alle ginocchia, inspiro mi siedo e su, espiro, inspiro bene la sedia, espiro scendo, inspiro guardo avanti, espiro chaturanga dandasana, inspiro su, espiro, inspiro, piede destro tra le mani, tallone sinistro che è rientrato, bene la mano destra a terra, rimango con l'addome, il torace sulla coscia, il ginocchio in linea, respiro e su il braccio sinistro, apro il petto, guardo su, posso fermarmi qui se sto bene con le spalle, allungo bene il braccio in avanti e respiro. Tre, quattro, cinque. Entro dentro col braccio destro all'interno. Ruoto bene la spalla, provo ad andare ad agganciarmi. Respiro e allungo la gamba destra. Cinque respiri, uno, due, 3, 4, 5, sgancio le mani, piego il ginocchio, ruoto la spalla in avanti, recupero di nuovo le mani sotto le spalle, anche qui ginocchio sotto l'ascella, lascio un po' di pressione ed inspirando mi riporto nel cane a testa in giù. Inspiro sulla gamba sinistra, espiro piede sinistro tra le mani, tallone destro che rientra, naturalmente arriva alla posizione, bene, apro, se non sento male la spalla il braccio in avanti, respiro, uno, due, tre, quattro, 5. Recupero il braccio su, entro dentro col braccio, rimango sempre in postura, ruoto le spalle e mi aggancio. Allungo. 1. 2. 3. 4. 5. Piego, allargo, recupero bene le mani sotto le spalle e lentamente mi riporto nel cane a testa in giù. Inspirando questa volta a metà del tappetino, vado ad incrociare le gambe e a sedermi mentre salto. Allungo le gambe. La coda all'indietro, il petto in avanti e mi chiudo. Uno, due, tre,
quattro, cinque. Lentamente cerco di andare a prendermi le dita, sempre di più mi chiudo giù la testa. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lentamente recupero la nuca, mano sinistra al piede sinistro, segno della vittoria al piede destro, apro, uno, due, tre, quattro, cinque, allungo la gamba destra, mano destra al piede destro, segno della vittoria al piede sinistro, apro, uno, due, tre, quattro, cinque, in avanti. Lentamente di nuovo mi chiudo, fronte verso il tappetino e le ginocchia. Tre, quattro, cinque. Inspirando, srotolo e vengo su. Incrocio le gambe. Allargo le anche, piante dei piedi l'una contro l'altra. Bene, avvicino bene, metto le mani sotto le spalle all'esterno delle cosce. Vado in avanti e cerco di avvicinare bene le piante dei piedi. Recupero con le mani la presa dei piedi, il petto in alto, non molleggio con le cosce, rimango lì, ma spingo verso il basso. Uno, due, tre, quattro, cinque. Lentamente apro i piedi come se fossero un libro, li guardo, vado in avanti con il petto e scendo. Uno, non devo per forza arrivare con la fronte alle ginocchia. Due, con la fronte alle dita dei piedi. Tre, quattro, cinque. Inspirando vengo su, espiro incrocio. Mani sopra le ginocchia, mentre in direzione del petto. Riesco, faccio il loto, ma non è necessario. Cerco di trovare la colonna dritta, le spalle rilassate. Cerco di liberare la zona dell'addome, che significa avere la coda che è leggermente in avanti, il petto alto, zona dell'addome libera. Provo a tenere anche il banda, sento la colonna dritta e lunga, il mento leggermente verso il petto senza chiudere la gola, solo la direzione. Appoggio i dorsi delle mani sulle ginocchia, rilasso le spalle. Provo a entrare in uno stato di osservazione. A questo punto puoi iniziare la meditazione. Per iniziare la meditazione dovete trovare una postura che non richiami troppa attenzione. Se il loto per voi non è ancora comodo, scegliete la posizione a gambe incrociate. L'importante è sempre la colonna dritta e lunga. E visualizzo bene l'aria che entra attraverso la narice destra, la narice sinistra. Visualizziamo
come un vortice le due nadi intorno alla colonna vertebrale, che ad ogni inspiro scorre l'aria verso il basso, ad ogni espiro attraverso sempre questo vortice, ripercorrendo il percorso delle nadi, l'aria esce. Visualizzatela come uno stato di pulizia, l'aria che entra, fa il percorso di pulizia dei canali, l'aria che esce, porta dietro di sé tutto l'accumulo di tensioni che il corpo può presentare durante la postura. Ogni inspiro, prendi aria, visualizza colonna, le nadi che avvolgono come una spirale la colonna fino alla radice che è alla base della colonna. Ad ogni espiro l'aria esce rifacendo il percorso a ritroso, ripulendo le tensioni. Visualizza attraverso gli occhi della mente la colonna, la linea, le nadi. Mani davanti al petto, il segno della preghiera. Inspiro. Namaste.